Amiche e amici di Siena TV, ben ritrovati a una nuova storia da raccontare. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di fotografia, parleremo di libri, parleremo di editoria. Quindi con chi parleremo di tutte queste cose? Ma con Luca Betti, che è venuto a trovarci nei nostri studi. Ben trovato Luca, grazie. Grazie Roberto e ben trovati a tutti voi. Allora, dunque, ho detto bene, sono questi un po' i capitoli principali della tua, che hanno scandito il percorso professionale ma anche amatoriale della tua vita, perché tu inizi giovanissimo, no? A coltivare questa passione grazie a tuo padre Giancarlo. Io inizio, si può dire, da adolescente con una macchina fotografica Hasselblad che era più grossa di me. Che ti pesava sul collo. Pesava tantissimo, però era... Erano i tempi quelli dell'esposimetro, perché sai, le macchine fotografiche arrivavano fino a un certo punto. Del flash con la batteria attaccata alla spalla. E a me questo esposimetro mi faceva impazzire, perché era vivo, era vivo l'esposimetro, vero? Quindi, dunque, allora, però, prima di entrare nel dettaglio, perché mai... chiedere le fotografie a un fotografo, ti inonda il web, errore mostruoso, e le mail di fotografie, te ne avevo chieste una quarantina, me ne hai fornite 120? Più o meno, sì. Ma vabbè, d'accordo. Ma speravo tu le selezionassi. Allora, bisognerà essere così bravi, Luca, da sintetizzare quindi i nostri commenti, perché le voglio far vedere tutte, perché hanno una storia davvero incredibile. Iniziamo però... da un qualche cosa che abbiamo voluto raccontare circa 12 anni fa, quando venimmo con le vecchie telecamere di Siena TV a trovarti a casa tua lì a Monteriggioni, dove c'era il tuo babbo. E lì Giancarlo, il tuo babbo, ci raccontò un po' la sua storia, vero? Era la TV della memoria. Abbiamo qualche immagine, cominciamo quindi a chiedere alla regia questi contributi fotografici, iniziando proprio da questo capitolo. Eccolo qui Giancarlo Betti che si stava godendo la sua pensione, vero? La sua vecchiaia, però immagino sempre con la passione della fotografia che non ha mai abbandonato. Non l'ha mai abbandonata e lui è stato uno di quelli che ha vissuto una Siena anche fotografata in maniera diversa rispetto a oggi. Eh sì, una fotografia. Una Siena... fotografie erano due o tre. Erano pochi, sì. Ed erano quelli che ci tenevano viva la memoria del dopocorsa. Perché io ho un ricordo fantastico della, tutte le fotografie della vostra bottega. Ah, tutte le fotografie lì per la piaggia della morte. 1200 fotografie esposte fuori. In queste ceste dove ognuno andava a vedere. O attaccate nei pannelli. Perché prima non c'era nella televisione. Cioè, o ascoltavi la radiocronaca di Silvio Gigli, eccoci qua impegnati a fare questa intervista con te e con il tuo babbo, che bei ricordi. No, dicevamo che il palio lo rivedevamo proprio nelle fotografie dei fotografi. Era l'unico modo, perché se no c'era la narrazione. C'era la narrazione. Era fedele, però. Vabbè, dai. Poi vedremo nel capitolo che ho dedicato a Fotobetti, vedremo la vecchia bottega dove adesso c'è un... ristorante. Un ristorante, vero? Un bar-ristorante. Ecco, ok. Andiamo pure avanti. Qui siamo nel cortile della tua casa. E non sei cambiato molto in 12 anni, complimenti. Qui invece eri ospite negli studi. Qui era una delle mie tante improvvisate. Con Sofia? Con Sofia. Qui siamo nel 2019. Io con Sofia ho fatto tanti anni radio tutte le mattine parlando mi ricordo. Quando non c'era la televisione insieme alla radio, c'era solo Radio Siena. Allora io questo libro che tu mi regalasti l'ho letto tutto e vi consiglio veramente di andare a trovarlo nelle librerie, spero che si trovi ancora, perché è fantastico, ci raccontano davvero delle situazioni legate ai nostri avi, un po' comunque alle nostre tradizioni, anche culturali, perché poi il proverbio è cultura. Certo. È una cultura popolare che vale nel tempo, curiosamente. Che vale nel tempo. Allora, andiamo pure avanti perché abbiamo intaccato soltanto il primo capitolo e iniziamo allora con l'album fotografico di famiglia. Qui si sta partendo veramente dagli avi, da lontano. 1899 nasce il nonno, un ragazzo del 99, di quelli che ha fatto la guerra giovani. Qui lo vediamo in divisa. Con questi ragazzi del 99. Pensate un po' come andavamo. Io di lui ho solo due fotografie. Ah. È morto giovanissimo, lasciando... orfani, quattro figli, con mia nonna che vediamo qua davanti. Eccola qua la nonna. Nonna che ha vissuto a 93 anni. Qui è con tuo babbo. Con tuo babbo. Storie che provengono da lontano.
Proseguiamo, sfogliamo pure quest'album interessantissimo. Qui invece è il giorno delle nozze del tuo babbo e della tua mamma. Fine anni 50, quando babbo e mamma si sposano. Che sguardo profondo, Giancarlo, eh? E che bella la tua faceva mamma. Faceva già fotografo lì. Che anno è questo? 59. Si aveva iniziato a fare il fotografo. E qui allora, questa è fantastica. Questa è storia. Questa è fantastica. Qui sei, come dire... Era appena arrivato a Castellano a Siena. E quindi 1961? 61. Io, lì, no, forse 63 sarà. No, Castellano arriva a 61. Sì, però 61. Io lì ho un paio d'anni, quindi... Qui te sei del 60, vero? Sei del 61. Del 61, sei nel 61. Quindi questo 2 o 3 anni, sì. Allora, questa foto, fissatela bene nelle vostre menti, perché adesso quella successiva c'è un'assonanza interessante, vediamola un po'. Sempre con il nostro benemerito arcivescovo e con la famosa asta di cui si parlava di Marcollo, che pesava tra flash e tutto 5 kg, cioè, non come il telefonino di oggi. Capito? L'ho voluto mettere in parallelo queste foto perché effettivamente qui quanti 3, anni avrai? 13, 10, 14. 11, no, un po' più giù. 13-14 anni. E qui c'ho l'esposimetro. Eccolo qua l'esposimetro, dai, no, fantastico. L'esposimetro è veramente fantastico. Guarda queste foto. L'esposimetro è divertente, quell'età per me era un gioco, poi è diventato... Bene, hai masticato foto sin da piccolo. Sì, vedi, anche qui... Sei cresciuto a pane, latte, Nutella e fotografia. Dove abitavi da piccolo? In San Marco. In San Marco, perché poi lo vedremo, Chiocciolino, Doc. Anche il tuo babbo, vero? Chiocciolino, sì, proprio. Sì, San Marco. Sono delle bellissime 59. Foto. Questa è la vecchia casa di San Marco, infatti con una brocca dell'acqua della Chiocciola. Bellissimo. Questi sono 40 anni del babbo. Dai. Che passione è stata quella del tuo babbo, a parte poi il lavoro commerciale, professionale, però è anche una grande passione. Allora, qui c'è una grande classe. Rigorosamente tutta maschile. Tutti riconosco maschi. Tantissimi ragazzi. Può darsi che veda anche Vittorio Fineschi lassù in alto. Eri in classe con Vittorio Fineschi? No. Non è Vittorio Però Fineschi. Ci sono delle persone che hanno fatto un po' di... Insomma, a Siena sono abbastanza note. Uh-huh. In prima fila a sinistra c'è Paperino. Ah, eccolo là. Sì. Fabrizio Muzzi. Poi c'è... Insomma, ci sono tante persone. C'è... il Gianni Civai, cioè Stefano Ferrandi che dirigeva la Feltrinelli, che è accanto a me, curiosamente. Ti ricordi il nome del maestro? Amedeo Sciacci, che figure, queste. Sembrava uscito dal libro cuore, veniva sempre con i suoi vestitini, quando c'era in primavera, con tutti quei colorini pastello, dal beigino al celestino, alla vanina. Sembrava uscito una scuola tutta maschile è un caso? Oppure a quei tempi era... C'era ancora le sezioni maschili e femminili? C'era solo una sezione che era mista. Ah. Sì. Si poteva scegliere, lo so. Non mi ricordo se si poteva scegliere. Poi sì, mi sembra di sì, e... credo di sì. Ai miei tempi credo di sì, quindi non è che ci vorrà molto, no? Poi alla fine... No. Bene, andiamo pure avanti. Che bei ricordi, eh? Oh, qui con la solita Hasselblad... Ne ho ancora 3 di queste. Qui iniziamo. Hai fatto un po' una collezione di vecchie macchine fotografiche? Un po' quelle più... Diventiamo seriali, diventiamo collezionisti seriali. Poi anch'io nel mio piccolo le ho conservate tutte. E quelle importanti. Le reflex, ma anche quelle prima. Bene, forza ragazzi, dalla regia. Questo è il tuo primo... Il mio primo cinquantino. Cinquantino, ragazzi, Senza targa, a quei tempi sì, senza la targa e, ma sì, figuriamoci, senza patente, no, potevi guidarlo tranquillamente. Si discuteva a vigili perché faceva troppo rumore, perché magari si era toccato la marmitta. Ci arrivavi anche a bottega con questo? Sì. Al negozio? Sì. Lì sono proprio davanti al negozio. A quei tempi non c'era... Poi si va avanti, si cresce. Siamo all'anno del diploma. Si cresce, quindi scuole superiori. Accanto a me c'è una persona che si occupa di cultura a Siena da tantissimo, cioè Grazia Lippi, che è quella accanto a me. Sì. Bene, proseguiamo. Le proseguiamo storie pure. Si sono intrecciate. Oh, qui siamo, allora. Questa è la foto che amo. Siamo è un carnevale questo? Questo è un Halloween negli Stati Uniti. Un Halloween eravamo negli Stati Uniti? Eravamo andati a trovare
il Longiotti, che è un nostro, diciamo, l'americano chiocciolino che ha l'Alcien Hotel, e eravamo ospiti suoi e ci fece trovare costumi per Halloween, e a babba e mamma mette questi due buffissimi costumi. Ma allora è stato un caso per i colori? I colori sono un caso? No, lui lo sapeva. Allora non sono tanto caso. Quindi poi nel 93 nasce Alice. Avevo più capelli adesso. Avevi più capelli adesso? No, ma vabbè, ma quello non importa, è un dettaglio. Quello dei capelli è un dettaglio. Qui dove siete? Ero babbo, qui siamo in Riviera Ligure. Riviera Ligure. Sì, ero un babbo moderno e portava il marsupio. Per quei tempi, certo, per il 93, qualcuno dice, ma non sta male lì dentro? Ma che sta male? No, sta benissimo, sta benissimo. Allora, proseguiamo pure. Quindi Luca, Betti, Babbo. E qui siamo un po' più là. Questo sono io vestito da Babbo Natale, perché Lorenzo, piccolino, ancora non mi aveva. diciamo, mi ero mascherato bene. Siamo lì, fantastico. A Monteriggioni. Qui casa. È la notte di Emanuele e col piccolino. Natale, sì, bello. Momenti veramente che serio. E qui ci sono i fratelli. I due fratelli e sorella. Come si chiama la più grande? Alice e Lorenzo. Alice classe 93, Lorenzo classe 2009, un po' di differenza. Ha avuto con due relazioni diverse. Due mamme diverse, naturalmente. Si vogliono bene. Come... Lo credo. Bella questo ritratto in bianco e nero. E qui c'è la laurea, eh? E questa è la magistrale di Alice. La magistrale Alice sembra una bambina, ma in realtà aveva già fatto la magistrale. E prima di affacciarsi al mondo del lavoro, che la vede già in prima linea ben affermata. Ha seguito le orme del padre? No. Assolutamente? Si occupa di risorse umane per un'azienda a Pavia e è responsabile della filiale di Pavia. Ah, bello, bellissimo. Ora, da 30 anni è cresciuta. Oh, e Lorenzo mi segue nelle avventure, faccio poco sport perché il tempo non me lo consente, ma sono appassionato di montagna. Quindi le arrampicate su parete? Più che arrampicate, diciamo, vie ferrate. Portatelo, qui siamo sul Prato Magno con Lorenzo che provava ad affrontarla, la sua prima... Allora, non parliamo di sport estremo, però comunque è sempre uno sport che prevede una grande concentrazione, perché non puoi sbagliare. Però sono grandi passioni. Grandi soddisfazioni quando conquisti qualcosa. Quando arrivi in cima. E poi lo insegna a fare anche le fotografie. Scusa, come poteva essere con la pellicola, Qui ha una vecchia Nikon F3. A pellicola... Senti, non la rimpiangiamo la pellicola, il rotolino fotografico? Allora, secondo me non è tanto il mezzo, ma dipende come scatti. Io scatto anche con il telefonino con la stessa mentalità di quando scattavo con la stessa parsimonia, quindi di non sprecare la pellicola. Non faccio mai 500 scatti, ne faccio 3. Magari se prima ne facevo 2, ora ne posso fare 4 o 5, ma non ne faccio mai 50, perché la foto tanto poi alla fine viene fuori una, quella buona. Senti, la fotografia a lui gli piace? Abbastanza, non è ancora partito, però gli piace. Questa è un'immersione. Siamo un giro in barca. Anche foto subacquee? Ecco, ormai con le GoPro ci va poco. Piccolo scafandrino, si fa tutto. È già impermeabilizzata di suo. Bene, non so se sono finite le foto di famiglia. Vediamo un po', procediamo. Dovrebbe iniziare il capitolo relativo. Quindi alla vostra attività. Eccola qua. Questa la possiamo definire una foto d'epoca? Abbastanza. Però siamo già all'inizio degli anni 80, ecco. Volutamente fatta in bianco e nero, quindi. Perché avevamo comunque già il laboratorio per la stampa in un'ora, quindi siamo proprio all'inizio degli anni 80. Non eravate molti di fotografi. Chi c'era? Fotobetti? Il Fanetti, Grassi, come studi c'era Mario Lino Appiani a Fotonova, il GM, Fotonova. Colombini però faceva più ottica. Quella che abbiamo visto è la tua mamma? Abbiamo intravisto una mamma, qui siamo andati un po' indietro nel tempo, qui siamo negli anni 70, si vede anche dal telefono, e dallo scaffale pieno di rotolini dietro. Pieno di rotolini. Dietro, sì. C'era di tutte le specie, me lo ricordo benissimo. Sì, mamma dava una mano a fare la contabilità del negozio, piccole cose. Stava al negozio. Sì. Infatti lei ha pochissime foto in negozio con noi. Quindi possiamo parlare di una ditta di famiglia? Azienda di famiglia, assolutamente. Azienda di famiglia, vero? Sì, sì. Che poi, insomma,
anche tu appena hai avuto l'età qui... giusta. Non sono sicuro se era vinto il Palio, ma fa l'idea di sì. Mi sa proprio di sì, perché vedo proprio... Quindi questa probabilmente è molto più recente, è del 99. E siccome sopra noi ci sta il Civai, che mio babbo faceva sempre tutte queste cosine simpatiche con i palloncini che gli arrivavano su. Infatti vedo che a quel palloncino c'è il palio dello scheggio appeso. Bellissimo, dai, bellissimo. Eccolo qua, è il tuo babbo in azione. Incontrata, sì, con una macchina fotografica che stava facendo qualche foto. Ma il flash dove si cambiava la lampadina? Fantastico. Bisognava stare attenti a non bruciarsi le dita. Poi c'erano le lampadine che giravano, no? A sì, quattro facce. Quelli nei cubetti, cubo flash. Il cubetto, mamma mia, ragazzi. Che tempi, davvero. Quella che fu una tempi. Grande evoluzione. Ma se pensiamo adesso che cosa la tecnologia ci sta regalando, anche in termini di... Nel bene e nel male, perché adesso avremo un periodo molto difficile per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Senti, ma hai sofferto il passaggio... No, per me è stato abbastanza naturale, perché ero già appassionato di... Io sono sempre stato appassionato di tecnologia, quindi l'ho vissuto abbastanza bene. L'hai vissuto bene. Sì. Qui mi sembra che al tuo babbo non manchino le macchine fotografiche. Io penso che qui lui... questa era una gita di contrada, dove probabilmente a lui avevano dato tutte le macchine. Non so se per scherzo o se per fare le foto a tutti. Fantastico. Che c'ha due cinefrese, vedo c'ha un sacco di cose divertenti. Allora, il tempo stringe davvero, mamma mia, in maniera inesorabile. Allora, proseguiamo. Qui ci questa sono... è una foto di Mauro Guerrini, che ha ripreso Babbo a una tratta. Ah, quante foto, scattate. E questo qui... sono io piccolo, dietro al sempre banco. Dietro al bancone. Dietro al banco, che iniziavi a imparare l'arte di stare al negozio, Eccolo qua col tuo babbo, dai, bellissimo, bellissimo. Abbiamo un sacco di capelli. vabbè, da giovani capita. Non è sempre così. Allora, proseguiamo pure. Ecco, qua qui stai crescendo. Qui inizia il calcio d'avvio alla casa editrice, tipo, magari... Ecco, poi ci spiegherai come nasce. Nasce qui. Qui in qualche modo. Qui stavamo selezionando le foto dei drappelloni per fare il primo libro. Mm-hmm. Pallium. Ah, Pallium. Siamo nel 92. Sì, sì, sì. 92. Ecco. E quindi da Fotobetti poi si passa a Betti Editrice. E queste sono ancora le macchine a pellicola dove... Insomma, questa è una delle foto famose di Babbo. Questa è... Bello. Nel montone. Questa invece l'hai fatta te, Questa l'ho fatta io col telefonino, è una delle ultime foto in cui loro sono venuti in città. Il tuo babbo e la tua mamma vestita dietro. Sì. Sono venuti a mancare il tuo babbo nel 2020 e la tua mamma nel 2021, sì. Vero? Mi dicevi che la tua mamma è morta il giorno del tuo compleanno. Sì. Vabbè, comunque hai ugualmente un bellissimo ricordo, dai. Un bel ricordo di entrambi. Certamente, pure. Certamente. Bene, proseguiamo pure. Vediamo un po'. Ecco, questa foto che ti ritrae con Balocchi. Per Giorgio Balocchi. Eravamo andati in studio da Pier Giorgio a fare delle foto, c'è Alice piccolissima che stava, le aveva messo un grembiulone e stava giocando con il gesso. Ma guarda, Giorgio Balocchi, che ho perso purtroppo di vista, perché lui essendo docente a Carrara, sì. Devo essere sincero, l'ho invitato in trasmissione, però non cogliamo mai l'occasione giusta per incontrarci, grande personaggio, veramente. E salutiamo. Allora, proseguiamo. Ah, questa è fantastica. Qui c'è Ranieri Senesi. Dietro al mio babbo si vede Mario Bruttini che sbuca. Eccolo là, sì. Capitano Vittorioso, vero? Nella chiocciola. Qui dovremmo essere nel 66. E questa è bellissima. Questa non lo so chi l'ha fatta, sta foto. Ma questa è bellissima. No, dai. C'ha il trofeo, Sì, il tuo babbo si è portato. Che anno sarà questo? A vedere dalla barba, penso all'82. 82? Mamma mia. Che bello, E qui invece siamo nel 66, dovrebbe essere questo il palio, il palio del Valacchi. Palio del Valacchi. Questo sono io. E questo è il battesimo contradaiolo con la tua mamma? No, non è una mia mamma, no, è un'amica di famiglia questa. Ah, che ti teneva come madrina, battesimo, Bene. Dunque, allora, qui ti vediamo impegnato in una corsa innata, Sono arrivato subito. Ma dove eri? Nel parco? A Casato.
Ed è qui era alcazzato a fare le fotografie, ma infatti la cosa strana è che non capisco dove ho le macchine fotografiche. Ma forse l'avrei abbandonato. Quindi che palio è questo? 75. 75, eh sì. Bene. E qui sa, è con Panezio. Con Panezio. Sempre nel 75. Sempre nel 75. Bene, proseguiamo. Dai. Ecco, dai. Questo è Babbo vestito alla scena delle donne. La scena delle donne, fantastico. Cioè, dei bambini. Dei bambini, dei ragazzi, bambina, sì. Sì. E questo so io alla scena delle donne dell'82. Vabbè, non stai male. Devo essere sincero. No, guarda, veramente puoi andare. Spero nessuno faccia uno screenshot del video. No, non temere di perdere la reputazione. In queste cose non si perde, ti devo dire la verità. Allora, vediamo un po'. E qui siamo nella chiocciola, quando siamo un po' pochi anni fa. Serata dedicata a lui, e proiettarono tutte le foto che lui aveva raccolto, con una proiezione di un paio d'ore di immagini molto, molto bella. Sì. Siete riusciti a regalare anche un archivio fotografico alla Contrada? Un po' di cose alla Contrada, sì, ce l'ha. E qui siamo con Lorenzo. Tre generazioni alla Fontanina. Tre generazioni a confronto, molto bello. Molto, molto bello. Oh, allora, intacchiamo il capitolo delle mostre fotografiche. Questa è una però è importante. Questa è una mostra del 91. Sì? Con chi sei, scusa? Qui sono con una giovanissima... Modella? In quel caso era stata modella. Perché la vediamo anche in foto lì della prima. La vediamo in foto, un ritratto, sì. È una giovane amica australiana che vive tuttora a Siena. Complimenti per la scelta, perché insomma, voglio dire, non potevi vincere un premio. Allora. Questa fu una mostra fatta a Reggello, infatti, una personale. Avevo provato a fare del glamour elegante, ovviamente. Allora. Lì nella fotografia di glamour lo scalino tra il volgare e l'elegante è bassissimo, basta una mano in una posizione sbagliata. Giusto. E da una foto bella diventa una foto volgare. Beh, è vero. Difficile fare. Allora, voltiamo pagina. Qui siamo una mostra a Cracovia, all'Istituto di Cultura, con Duccio, c'è mia figlia, c'è Massimo Guasconi. E c'è Massimo Mazzini, che era l'addetto culturale dell'ambasciata di Varsavia, che è aquilino e che fu un po' il nostro tramite di contatto con la... E fu presentato lì anche il libro di Alessandro Falassi. Si fanno meno di mostre fotografiche adesso? Ora sì. Vero? E che ne dici della Siena Awards? È un progetto bellissimo. Bel progetto, un'eccellenza progetto per Siena, vero? Sì, Luca ha fatto una cosa veramente bella. Luca Venturi è stato veramente un grande. Meriterebbe, come ho sempre detto, un riconoscimento per quello che ha fatto a livello di Concistoro del Mangia, perché effettivamente sta portando il nome di Siena nel mondo, sta facendo diventare la nostra città capitale della fotografia. Sì, era impensata questa cosa. Sì. Qui sono in Regione Toscana a presentare la mostra Toscana Lockdown insieme a Luciana Petti, che insieme a me aveva fatto le foto durante il lockdown, e insieme a Paolo Ciampi, che è giornalista, scrittore dirigente della Regione Toscana, presentammo appunto Toscana Lockdown. Fu la mostra che poi prima o poi si farà anche a Siena. Sì, dai! Perché si è fatta a Regione, si è fatta in altri posti, ma manca a Siena. E qui? Tracce 93, siamo dentro il Collegio San Marco, sì. E non è del 93 la mostra, la mostra certo. È recente, è bianca, quindi avevo ritirato fuori dall'archivio i negativi fatti nel 93 sul vecchio Collegio San Marco, abbandonato prima che iniziassero i lavori di recupero. Quindi c'è tutte le stanze abbandonate, una cosa molto affascinante, era un ambiente molto bello. Bene. Allora, credo di aver esaurito anche le foto relative alle mostre fotografiche. Iniziamo con l'editoria, questa l'abbiamo già vista. Questa è fantastica. Questa è la Torre dei Libri che c'è al Salone di Torino. No, è bellissima questa foto. Mi ce la faccio tutti gli anni la foto. No, questa è bellissima. E questa foto ci dà l'occasione per intaccare appunto questo capitolo legato all'editoria, perché adesso tu ti stai impegnando tantissimo in questo campo, vero? Che credo ti dia anche molta soddisfazione. Dà delle soddisfazioni. Insomma, è un bel impegno questo. È un impegno grande. Regali cultura al mondo. 30 anni ormai, siamo partiti nel 92 una cosa senese e pian piano ci siamo allargati anche fuori dalla questo città. È da poster, eh? Questo io sì, fossi in te ci farei veramente un bel poster nel tuo studio,
che io sono venuto a trovare, abbiamo lavorato assieme, poi lo vedremo. Allora, chiederei alla regia di proseguire in maniera piuttosto attiva, no? Con questi il passaggio di questi sono i 25 anni. I 25 anni dell'editoria. Dell'editoria, però, 5 anni fa. Nella sala della Suvera. Nella sala della Suvera. Nell'Accademia dei Rozzi, con l'Arcirozzo Mandarini. Ecco, questa è la, questo è sempre 25 anni, questo è il primo libro però. Ecco. Ma il tuo babbo ti ha, come dire, incentivato a intraprendere questo percorso. Ci credeva? Sì, ci credeva. Sì, ci credeva. Dai. Poi, all'inizio non aveva ben chiaro, secondo me, l'idea, però poi... Toti ci vai, siamo sensi. Dei giovanissimi Toti ci vai, sensi. Sempre alla presentazione di un Pallium. Pallium. Sì. E qui iniziano... Allora, dunque, qui vediamo la Barney. La Barney è anche la Flamini Piccoli. Che è la Flamini Piccoli. Che è appunto l'onorevole che ha portato avanti la legge sull'editoria. Mm-hmm. In questa fase io ero come rappresentante di CNA Editoria, non come Luca Betti, editore, ma come presidente dell'editore Toscani di CNA. Qui invece sei con Maura Martellucci, Don Enrico Grassini. Qui si è presentato recentemente questa cosa per bambini, perché l'editoria per bambini, secondo me, è una cosa bellissima, perché riesce a seminare in delle menti aperte. Sì, abbiamo avuto... ospite di recente Marianna Gepponi, che anche lei si sta impegnando moltissimo in questo campo e credo che ci siano dei riscontri favorevoli, stando alle vendite, perché è molto importante trasmettere ai bambini tramite la lettura di libri, l'interazione, no, di giochi, anche di un cruciverba, no, legato ai simboli delle contrade, eccetera, e poi vedremo, perché c'è un'iniziativa dell'Lions e tu sei presidente dell'Lions, quindi ne dovremo assolutamente parlare. Qui siamo al Meyer. Al Meyer. A cui avevamo devolto una parte degli incassi della vendita della guida per bambini di Firenze. Ah, di Firenze, molto interessante. Qui siete con il è un libro recente, il libro di Matteo Betti. Sì, il nostro campione paralimpico. E qui siamo sempre al Salone di Firenze, quando abbiamo portato l'archeodromo con due persone vestite. Si presenta la guida di Firenze per bambini al Salone di Firenze, i bambini che sono sempre, c'è anche mio figlio qui, venne la sua scuola che fece un laboratorio. Togliamo di mano il tablet e il cellulare ai nostri figli, ai nostri nipoti, e mettiamogli in mano un libro da leggere, ma anche solo da sfogliare, per guardare le figure. Dobbiamo fargli usare il tablet e il telefono in maniera consapevole. Oh. E allora lo lasciano anche e prendono anche altre cose. Non ce la facciamo a toglierlo. Non ce la facciamo. No, ma non glielo dobbiamo togliere, lo dobbiamo soltanto... Questa è storica, siamo nel 97 al Salone di Francoforte. A Francoforte. Ecco, questa tua professione d'editore ti ha portato anche... A girare un po' il mondo, se vuoi aprirti e non vuoi chiuderti soltanto alle cose senesi, bellissime, ma devi saperti proporre, devi portare fuori le tue idee. Qui siamo al Salone di Pisa, infatti mi sono già allargato, vedi, la cultura è toscana, sono già uscito un po' dall'ambito, con i pellegrini, perché si parlava di via Francigena. Il logo di Betti di editrice è tuo? È mio. E l'ha realizzato te? Questo rosso, questa sfera rossa che ruota, che in effetti è nel punto in cui sta iniziando a girare forte, è mio, sì. Questo bene, roba. Proseguiamo pure molto, molto velocemente e rapidamente. Salone di Torino, ecco, qui ci sono la Francigena, sì. E con anche altre pubblicazioni, abbiamo portato un Pinocchio illustrato, andiamo pure Pinocchio avanti tranquillamente, tanto sono tutte... Pinocchio tira ancora, Pinocchio è una favola... infinita, per adulti, intramontabile. Spesso i bambini non la capiscono. Ecco, infatti, un Pinocchio con Giulia Redi, l'illustratrice, aveva fatto un Pinocchio incredibilmente bello. E qui sono con Barbero, ho trovato l'allo e si è scambiato due parole, perché conosceva una mia collaboratrice, quindi ci siamo incrociati al Salone. Al Salone si fanno sempre incontri molto questa belli. È una mostra importante, questo. Il Salone di Torino, è una delle realtà italiane più importanti. Degli eventi più importanti. E sono contento che Milano non sia riuscito a portarla a Milano, perché sarebbe stata un po' fuori luogo. Nasce a Torino il Salone del Libro. Allora, proseguiamo, perché poi ancora al Salone di Torino. Tutto lo staff della dirigenza nazionale della CNA. Ai suoi sogni la nostra responsabilità. Vedi, è vero.
Voi editori avete una grande responsabilità nei confronti dei giovani, dei questo ragazzi. Questo è importante, perché l'editore deve selezionare quello che pubblica. Quelli pubblicano tutto. Sono d'accordo. Ah, qui siamo, presentiamo il gioco del pellegrino. Il gioco del pellegrino della Via Francigena? Sì. Ah, della Via Francigena. Parte da Canterbury e arriva a Roma. Ah, insomma, dai, che bello. Trovando un po' di trabocchetti. Oh, allora, questa foto che io ti ho scattato recentemente, sì. Al Tea Room lì di... Al Tea Room l'altro giorno. L'altro giorno ti ritrae con Stefania Pianigiani. Vogliamo spiegare chi è Stefania Pianigiani? Ecco, questa, quella foto prima te l'ho fatta io, questa invece te l'ha fatta Elena Cardaioli. Esatto. Un bel riflesso molto nello specchio, vista. Vero? Molto bella questa. Viene bene la ragazza. Allora, se la regia può inquadrarmi, ma non perché non inquadrare me, ma il libro... Qui abbiamo Siena, la grande dolcezza, editrice Betti ovviamente. Ecco, come nasce questa idea di realizzare questo libro con Stefania Pianigiani, che, voglio dire, non è una scrittrice di libri, bensì è una giardiniera di professione. Allora, lei di professione è una giardiniera, sì, ovviamente cura giardini e pianti, però ha tante passioni, intanto è giornalista. Giornalista. E poi è una blogger di enogastronomia, che è sommelier, quindi... Secondo me racchiudeva tutte quelle qualità per affrontare le interviste a quelli che realizzano dolci a Siena, cercando di scoprire anche un po' quelli meno, diciamo, meno noti, sì, il bacio di Siena, ad esempio. Ci sono degli... È stato molto bello parlare e riscoprire i dolci, scoprire che ci sono persone che vanno a comprare la bagna per fare la schiacciata di Pasqua. È un dolce tradizionale, appunto, siamo adesso, nostre parti. Che l'altro giorno abbiamo mangiato abbinato al capocollo. Ah, sì, dolce salato. È una cosa curiosa. Sì. Sì, l'altro giorno siamo stati ospiti di Joly Scabrogi, che lì c'è anche una sua intervista, che come Lions Club siamo andati e ci ha fatto una degustazione di pan pepato abbinato al parmigiano stagionato 60 mesi. Provatelo. Perché uno dice, ma provatelo. E la schiacciata di Pasqua con l'anice abbinata al capocollo. La proveremo. No, anche dobbiamo questa è provarla, da provare. Assolutamente. Mi dicono che la schiacciata col capocollo era d'origine anche maremmane, non è un esperimento attuale. Però devo dire che mi ha sorpreso, perché ci sta bene. Allora, Elena Cardaioli, oltre a farti quella bella foto, riflesso nello specchio, ha intervistato anche Stefania Pianigiani. Quindi dobbiamo andare a seguire che cosa si sono raccontate, ok? Di Siena, via Porta di Giustizia, che veramente da anni ospita un locale molto molto carino, e stasera ospiterà la presentazione del libro di Stefania, che è Siena, la grande dolcezza. Quindi già dal titolo si capisce di cosa si parla. Quindi Stefania, tu che sei una enogastrogiardiniera, com'è che sei arrivata appunto a occuparti anche attraverso un blog, La Finestra di Stefania, mi sembra, di quindi enogastronomia, cibo, giardini, dolci? Raccontaci un po' come sei arrivata a
a questa storia, diciamo. Innanzitutto grazie dell'invito, stasera si presenta questo libro qui alla Tea Room, che non c'è posto penso più appropriato perché Ilario fa dei dolci buonissimi e questo libro parla di dolci. Enogastrogiardinaggio, perché? Perché io sono, in primis una giardiniera e tutto è legato, i profumi sono legati dal giardino, si passa ai profumi nel vino e poi anche i profumi dei fiori si ritrovano anche poi nel cibo, quindi è tutto legato, per questo ho coniato questo nome, Enogastrogiardinaggio. Io poi in primis sono una giornalista, ma sono soprattutto una giardiniera e lavoro nei giardini più belli della provincia di Siena e della Toscana, e da lì mi è venuta l'idea di aprire questo blog nel 2009, dove all'inizio scrivevo solo di giardini, di piante, di fiori per aiutare anche le persone. E poi piano piano, visto la mia passione che mi piace mangiare, ho iniziato anche a scrivere delle ricette, a scrivere di locali che secondo me meritavano insomma una menzione per la loro particolarità, magari per una filiera corta oppure perché avevano un orto nel proprio ristorante, insomma tutte situazioni particolari. E poi quando Luca il Betti della Betti Editrice mi ha chiesto di scrivere Siena la grande dolcezza, mi ha fatto, insomma, per me è stato un grande onore parlare di questi dolci, ecco, perché, legati alla città. Ecco, raccontaci un po', ovviamente già dal titolo e anche dalla foto della copertina immagino che, perché non l'ho ancora letto e quindi anzi voglio subito leggere perché mi è entrata tantissimo la curiosità, immagino che dentro quindi ci sia sia ricette ma anche, mi dicono, storie, interviste a personaggi forse della tradizione senese, comunque dolciari senese, no? Che fanno ancora o hanno fatto questi dolci. Quindi chi c'è dentro a questo libro oltre a Stefania? Allora, dentro a questo libro ci sono fornai, pasticceri, ma anche gente comune che aveva piacere a donare una ricetta, un ricordo antico ed essere in questo libro. Si può menzionare, vabbè, abbiamo Gioli Scabrogi del forno di Ravacciano, abbiamo Antonio e Federico Betti di Peccati di Gola, ma abbiamo anche Lorenzo Rossi del forno Il Magnifico, oppure anche semplici appassionati come Carlo Venturi, che è una persona conosciuta in città ma che ama fare il panforte a casa, ha una sua ricetta antica e anche lui ha fatto tutte le sue stampi, i suoi padellini per cuocere l'impasto e tutto. Poi c'è sia Venturi Senior ma anche Venturi Junior, Senior, il figlio, che è il ristorante stellato L'Asinello, e con la ricetta dei ciambellini, insomma tante tante personalità, ma ho detto ma anche tante gente comune che ha donato una ricetta, aveva piacere che fosse menzionata. E poi questo è un libro che ricopre praticamente tutto il periodo dolciario senese, tutto l'anno, si va da gennaio a dicembre, c'è il periodo del carnevale, c'è la Pasqua, c'è i dolci della tradizione, ma ci sono anche soprattutto quei dolci diciamo un po' dimenticati, come potevano essere la mandorlata chiantigiana, come i migliacci di sangue, la pinolata, c'è il bacio di Siena. E tanti visto il periodo ci saranno le frittelle. Le frittelle dei Zavelli, sì. Questo e tante cose sono state menzionate, tante ricette, e poi però ogni ricetta non è solo un libro di ricette, questo ci tengo a dirlo, è un libro adatto a tutti perché ci sono tanti aneddoti, tanti ricordi ma anche tanti racconti divertenti, piccoli gialli gastronomici, perché io sono appassionata anche di gialli, sì, che qualche racconto prima c'è dei misteri, piccoli misteri da risolvere, e poi tanti racconti anche in rima che mi sono venuti spontanei mentre scrivevo queste pagine. Bello, quindi sicuramente avendo questo libro avremo un diciamo qualcosa che ci riporta alla tradizione senese e anche ci riassume tutto quello che è la tradizione dolciaria senese, no? Quindi lo potremo studiare in qualche modo gelosamente, magari provare anche a rifare qualche ricetta, cioè c'è anche un'indicazione di come sì, farli questi dolci, ecco. Non è solo un racconto, c'è proprio le ricette. No, c'è proprio, ogni ricetta è preceduta da un racconto e dopo c'è anche l'ingrediente e come si può fare tranquillamente a casa. Poi c'è un omaggio anche a Righi Parenti, un omaggio
a Pellegrino Artusi, insomma mi sembrava giusto doveroso che fossero menzionati in queste pagine. Ma tra tutte le ricette contenute in questo libro, c'è una che è più curiosa delle altre, una storia più curiosa delle altre che vuoi raccontare? Allora, tante sono le storie curiose fra queste pagine. Ad esempio, visto che ci stiamo avvicinando alla Pasqua, una cosa curiosa è che io non sapevo, ho scoperto all'antica drogheria Manganelli, che anche loro sono menzionati nel libro, che per fortuna questi giovani hanno rilevato questa antica attività che doveva, se no sembrava dovesse venire chiusa, il misto per la schiacciata. Per me è stata una sorpresa, perché di solito si va a comprare le spezie per preparare a casa i cavallucci, il pan pepato, il pan forte o i canditi per mettere, insomma, le arance candite per mettere anche i cavallucci. Però vedevo queste signore con questa bottiglina di vetro, mi hanno incuriosito e ho detto: ma cosa fanno, cosa vengono a comprare con queste bottiglie? Praticamente per la schiacciata di Pasqua c'è chi usa solo il liquore e strega, oppure il misto per schiacciata che produce il Manganelli, con una ricetta antichissima che sembra ci sia oltre al liquore e strega, il rosolio, la menta e poi altre. Quindi quasi segreta, diciamo. Altre cose segrete, è stata una cosa piacevole, io per esempio non sapevo. Ecco, sì, no, infatti il Manganelli è sicuramente fonte, okay, veramente sì, di sì, non finisce mai di stupire. E poi c'è anche un omaggio che ci tengo a farlo al maestro Anichini di Sanzano, che lui era una persona molto attaccata alle tradizioni, e qui infatti c'è la mandorlata chiantigiana che nelle sue commedie lui della compagnia della Rana Beona aveva trasformato in una commedia il contadino del prete alla fine di un atto che si sposavano due signori di tarda età, e c'era questo dolce che si chiamava il serpe, era fatto con la farina di mandorle, con le uova, gli davano questa forma di serpe, poi per fare le squame ci mettevano gli zuccherini, gli occhi con due chicchi di caffè e la lingua con un candito di ciliegia. Ecco, questo è un omaggio a Ferdinando Anichini, che l'anno scorso avrebbe fatto 100 anni dalla nascita. E a me ha insegnato tanto, e se sono qui a parlare con voi a scrivere anche merito suo, di sua moglie, che insomma mi hanno insegnato tante cose. Bene, questo è un bel ricordo. Senti, a questo punto so che hai scritto anche un altro libro, forse un ebook e forse anche un altro racconto, sempre faceva parte di un libro, insomma. Sono libri che appunto possiamo trovare, hanno sempre come argomento comunque l'enogastronomia, oppure sono storie diverse? Allora, io ho scritto Appetiti Estremi qualche anno fa, insieme, sì. Sono coautrice insieme a Sabrina Somigli, e quello è stato un libro che abbiamo dedicato ai luoghi minori della Toscana, che non tutti conoscono. Per esempio c'è il castello di Celsa, che per noi è conosciutissimo, ma uno magari del Valdarno non sa dove sia. E tutti sono dei racconti diversi, e alla fine c'è sempre delle ricette che li accompagnano. Però è un omaggio proprio al territorio. Quindi toscano, anche in quel caso cantigiano, ricette, e senese. Ricette, sì. Locali, insomma, ricette. Sì, locali, sì. E anche lì c'è stato delle persone che ce l'hanno donate, come Marco Stabile dell'Ora d'Aria di Firenze, oppure Simone Monicchi della gelateria di Castellina in Chianti, o la pizza alla scarola di Giovanni Sant'Arpia. C'è sempre delle ricette d'autore che accompagnano i miei libri. Invece Enogastrogiardinaggio è un ebook che si può scaricare gratuitamente della collana del Portale del Verde, e lì ho messo insieme praticamente il legame fra cibo, fiori e vino, e insegnando alle persone delle piante che magari comuni che abbiamo in giardino, come ad esempio fra un po' fiorisce il glicine. Con il glicine ci si può fare una crema dolce per accompagnare una crostata, e questo era una cosa che ci tenevo a fare. E poi sempre per la Becchi Editrice ho partecipato a un libro curato da Silvia Ceriegi, Giro d'Italia in 70 picnic. E io lì però ho sforato, sono andata fuori regione, perché c'era tutta Italia ma mancava la Liguria. Io, siccome ho un rapporto bello con questa regione, ho dedicato un racconto, un picnic da fare al Roseto di Nervi.
E poi volevo sottolineare anche un'altra cosa importante: io ho scritto le ricette, i racconti e tutto, però l'introduzione, la parte storica è stata fatta da una persona molto importante e conosciuta a Siena, che è una storica, Maura Martellucci, e tutti i giorni ci delizia con le sue pillole di storia, e è doveroso menzionarla, e ha fatto un gran lavoro. Senti Stefania, tornando un attimo a quello che è la tua origine, appunto, quindi di giardiniera, siccome già un po' il nome incuriosisce, poi forse di solito è un mestiere che si abbina più all'uomo, no? Quindi una donna giardiniera è una cosa un po' più curiosa. Come nasci giardiniera? Come ti nasce questa passione? Cosa appunto hai fatto e qual è stato il tuo percorso? Nasce un po' per caso, perché io sono di Gaiole, anche se ho sempre frequentato Siena, perché ho avuto gli zii e tanti parenti che fin da bambina io questa città l'ho sempre frequentata. E da piccolina mio babbo mi ha portato, mi ricordo bene, a Badia Coltibuono, e per combinazione c'erano i giardini aperti, i giardini all'italiana della proprietà della fattoria, e rimasi folgorata da tutte queste siepi di bossolo, da questa pergola di glicine, e poi è una cosa che ho accantonato. Poi mio babbo, lui faceva anche un po' il giardiniere, che questa passione piano piano è cresciuta in me, ma non me ne rendevo conto. Poi appena finito le scuole avevo voglia di andare in vacanza, volevo essere indipendente, mi è capitato un lavoretto, prima ho iniziato nelle vigne, non mi vergogno a dirlo, perché il vino, io sono anche sommelier, e ecco, si deve sapere, riconoscere, certo, sia nella bottiglia, ma sapere la fatica che c'è anche nella vigna, a potare, a stralciare, a piegare, a pulirle, certo, c'è tutto il lavoro prima di arrivare alla vendemmia, molto faticoso, e poi che arriva poi nella bottiglia. E poi piano piano il mio titolare, io quest'anno faccio 30 anni di giardiniera nella solita ditta, ci tengo a dirlo, e la passione è venuta da sé. Poi sono stata a Monza, al parco, nella scuola agraria di Monza, ho fatto diversi corsi, sono un'appassionata, mi tengo sempre aggiornata. Quando posso vado in Gran Bretagna, in Francia del Nord, perché lì i giardini li fanno in un altro stile, e a me mi incuriosisce tutto quello che è verde, e quando posso i viaggi floreali sono una mia grande passione, perché come tutti i lavori non si finisce mai di imparare. A questo punto, visto che ci hai raccontato delle tue tante passioni, quindi il giardinaggio, l'enologia, la gastronomia e la passione anche per i viaggi, quindi hai in mente già qualche altra cosa magari da scrivere in un prossimo libro? Hai già qualche idea? Ci sono i presupposti per arricchire questo libro, perché ho scoperto ancora tantissime ricette che le persone, quando hanno visto che è uscito questo volume, hanno detto ma io la mia nonna faceva quello, la mia quindi ci sarà delle varianti, delle aggiunte, un volume 2 diciamo. Poi qui c'è anche la zuppa del Duca, ci tengo a sottolineare che è un dolce che a me piace molto. E poi chissà, qualcosa sui giardini sicuramente verrà in mente anche a me. Molto bene, direi, è molto interessante. Stefania è una persona gradevolissima. E stava poi molto, molto, molto divertente. Gradevolissima, la si segue nei suoi racconti in maniera molto... Sì, perché ha arricchito le ricette appunto di questi raccontini. Esatto, non è solo un libro di ricette, cioè questo non è solo un libro di ricette, qui c'è anche una vita vissuta nelle tradizioni, nei racconti, ecco, molto bello. Ricordiamoci, c'è anche un'introduzione storica di Maura Martellucci, di Maura Martellucci, che insomma, ci regala sempre delle pillole molto interessanti, vero, di storia che fu. Bene, di che cosa parliamo adesso? Abbiamo esaurito il capitolo dell'editoria. Ovviamente fare l'editore significa
tanti sacrifici, ma anche delle riconoscenze che ti danno soddisfazione, no? Qualche premio. Al premio Bancarella Pontremoli, dove abbiamo incontrato e ci siamo scambiati i libri con Catena Fiorello, per esempio, tutti i personaggi che si incontrano alle presentazioni. Qui siamo con il cardinale Loiudice. Questo è un premio però curioso, che questo è il premio che quest'anno il Bandini ha dato per la prima volta a dei suoi ex allievi. Io non ho fatto il liceo, ho fatto il Bandini prima di laurearmi al Falassi. Sì, mi hanno dato il diploma d'oro per la cultura a pari merito Luca Luchini. Dai, bella, no, questa cosa? Sì, questa cosa mi ha dato molta soddisfazione. Lì c'è il preside, c'è il cardinale, naturalmente c'è Pasquale Colella. E qui sei? Qui siamo al premio legato alla narrativa sulla Via Francigena, con il direttore dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, Luca Bruschi, con cui ho parlato proprio questa mattina. E appunto abbiamo organizzato questo premio per più anni, adesso il prossimo anno rifaremo una nuova edizione e portiamo avanti una narrativa sul cammino. Ecco, anche qui presentiamo, questo è il premio dell'anno prima. Bello questo sandalo, eh? È un sandalo, sì, è molto significativo. Significativo perché una volta il pellegrino non aveva le scarpe della Nike, ma aveva le scarpe dei sandali. E qui siamo con Marco Maccarini, al primo premio, venne a fare lui da testimonial, personaggio conosciuto da chi ha ascoltato un po' di radio negli anni 90. Bene. E poi abbiamo qualche foto con alcuni personaggi. Questo è il presidente dell'Associazione Europea. Qui siamo in Regione Toscana a presentare un libro per bambini su Pistoia, con tutta la scuola di Pistoia. Questa è una foto a cui sono particolarmente affezionato. Lui mi ha fatto una dedica e mi ha lasciato una piccola testimonianza. Mario Luzzi. Mario è un grandissimo personaggio, grandissimo, purtroppo davvero. Ho conosciuto tardi. Questa è una cosa divertentissima. Qui sono con Minetti. Qui sono con Alisa Minetti. E qui sono, campo. Sì, sono con il nuto di Banda Bardot, che è quello ovviamente. I capelloni, mitico batterista di Banda Bardot, che si è presentato Bilivo, il suo libro. Allora, molto velocemente, vediamo un po'. E qui siamo con Alessandro Fo e altri a presentare le poesie al Civio, perché anche la poesia ha il suo spazio, se lo prende. Riccardo Benucci, vediamo, è stato nostro ospite recentemente, Francesco Burroni. Poi sì, vediamo un sacco il dottor Pallini. Qui siamo al Salone di Torino con il sindaco Appendino. E qui sei con Duccio Balestrini. Qui sono con Duccio nelle riprese del film Saltarello. Eccolo qua. Quello di Tommaso De Sando. Tommaso De Sando. Quindi hai avuto anche un'esperienza sul set cinematografico. Questa era inaspettata, ma per fortuna nessuno ha tirato verdure. E qui questo è fantastico. Al Santa Maria della Scala, quando gli detto il libro su un personaggio che ha vissuto nel manicomio di Siena, e lui mi disse: i pittori sono tutti matti. Divertentissimo davvero. Ora non tutti, ma comunque. Ma parecchi, sì. Qui abbiamo parlato prima di Betti. Qui ci sono diversi Betti in questa foto. Matteo è una persona straordinaria. Sì, fantastico. Straordinaria, testimonia incredibile per quello che sta facendo a favore della disabilità nello sport. No, veramente, dai, un personaggio, è stato anche lui nostro ospite, ovviamente. E qui siamo alla presentazione di Saltarello con Luca. Con Verdone, eh? Con Luca Verdone, che anche lui è stato nostro ospite. Non ci crederai, ma la nostra trasmissione, che oramai ha 5 anni di storia e oltre 100 puntate, ha raccontato tantissimi di questi personaggi. Oggi ne abbiamo rivisti molti. C'è anche Alessandra Cotoloni, che è autrice del libro, tratto dal film e non viceversa. Il libro ha vinto due premi, anche questo libro. Allora, vediamo un po' la prossima foto. E qui sei Il responsabile della protezione civile. Qui siamo a San Ginesio, quando abbiamo fatto la mostra fotografica sul post-terremoto, insieme a Mauro Agnesoni e a Luciana Petti e a Tommaso De Sando. Abbiamo fatto la mostra. Vorrei parlare con te, del Lions, perché ti vede il Lions adesso come presidente, no? Guidare il Lions di Siena. Pro tempore, perché noi duriamo un anno, poi basta, vabbè, meno male. Quest'anno non vi fate mancare nulla. È impegnativo, però è molto bello. Ok. No, sai, è un modo questo per incontrarsi con gli amici.
E per fare, persone, e per fare, per fare beneficenza, perché fate molta beneficenza, poi ne parleremo qui con Nobile. Qui siamo Franco, appunto, alla sua, qui siamo una distrettuale dell'Alliance, naturalmente. Sì, 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 sì. Allora, proseguiamo pure. Qui sei con tua moglie. Sì, sì. Ha una, immagino, cena degli auguri, forse. Sì, sì, una cena degli auguri. E qui... Questi siamo un gruppo Lions in moto. Organizzate anche questi momenti. Ogni tanto cioè, c'è qualche non Lions, ma insomma la maggior parte siamo Lions. Allora, vediamo se entriamo poi nel clou dell'argomento. Allora, la prossima vostra iniziativa, che maturerà domenica 2 aprile, vero? Domenica 2 aprile ci sarà l'asta a partire dalle 16. Dove? Palazzo Patrizi. A Palazzo Patrizi. È aperta a tutti? Aperta a tutti, c'è la casa d'asta che bandirà queste 35 opere, perché sono una legata alle contrade soppresse e 34 agli animali delle contrade. Con delle firme anche prestigiose. Con delle firme molto prestigiose. È stato realizzato anche un piccolo libretto. Dove sono racchiuse tutte queste fotografie, ne facciamo vedere solamente alcune, però insomma sono veramente anche fatte molto bene, eh? Queste, sono opere molto molto belle. Insomma, partecipare a quest'asta per vedere di accaparrarsi una di queste opere è una cosa molto interessante. Sono tutte tele 40x40. I proventi la cosa importante è questa. Sì? I proventi saranno destinati all'acquisto, speriamo di comprarlo quasi tutto, non di comprarne soltanto metà, di un pulmino per il trasporto disabili per l'associazione Le Bollicine. Le Bollicine, bello, gesto nobile davvero, complimenti, dai. Ecco, allora poi abbiamo alcune foto rapidissime delle tue avventure. Questa... Ma sei matto? Cioè, ma dove vai? Ma poi ci porti dietro il figlio? No, insomma. Allora, quella là, un'avventura fatta con il Lions Club, con altri due amici del club, Franco Stanghellini e Alessandro Bruni, siamo andati sulle Dolomiti Brenta a fare una ferrata di vele classificate difficili per fare raccolta fondi per la casa di Nannini, di accoglienza, la Fondazione per, Nannini, l'accoglienza per le mamme. Ecco, le fotografie si fanno così oggi, con la macchina sul caschetto. Sul caschetto, sì. Qui invece... Quando non c'erano i droni si andava in elicottero. Ah, però. Senza sportello. Se no come facevi a fare le foto? Non ti sei fatto mancare nulla, davvero, Beh, però basta non soffrire di vertigini. Impavido, intrepido, Non temi nulla. Vabbè, no, da lassù ci sono... degli visuali. Questo è un mezzo unico. Sconosciuto ai più, perché è un autogiro. Ti confesso che non ci salirei mai, ma neanche. Guarda, se mi questo è più sicuro degli elicotteri. Oddio, no, fermo. No. Non fa per me. Andiamo avanti con queste avventure. Anche il parapendio. Questo è il regalo di mia moglie Emanuela. Perché vuole vedere di disfarsi. Esatto. Prima o poi mi ha offerto il parapendio in coppia, naturalmente, perché altrimenti il discorso però, è complesso. Bello. E questa appunto la foto è... questo è un selfie, eh? Quindi anche lì sei riuscito a fare. Selfie col bastone. Fantastico. Bravo, complimenti. Selfie col bastone. Complimenti, nonostante non più la tenera età, però nonostante ti ci metti, Allora, questa non la sapevi, questa non te la ricordavi. Questa non l'ho trovata. Io ho un po' l'occhio bieco, ma comunque siamo assieme perché qui a Costone, siamo al Teatro del Costone perché presentiamo una fatica letteraria che ho condiviso con te, un bel volume, un bel tomo. Forse uno dei libri più pesanti che tu abbia realizzato. Penso che quello è il libro più pesante dal punto di vista proprio. No, dai, oltre 2500 foto, tantissimi testi, le stagioni del Costone, ho avuto il piacere e l'onore di realizzare assieme a te. Poi da uno che insomma, e devo essere sincero, ha lasciato le ginocchia sulla ghiaia del Costone. Mentre lavoravamo insieme mi ha insegnato un sacco di cose e mi ha fatto estremamente piacere. Andiamo pure avanti, è stato presentato nel 2011, giugno 27 giugno credo del 2011, qui vediamo anche il Don Giuseppe Campa. Aiutami, professore, non mi ricordo. Giuliano Catoni. Giuliano Catoni, costoniano, che ha presentato assieme a noi il libro. È stato veramente un bel momento dove abbiamo rivissuto anche uno spaccato di storia, non solo costoniana, ma anche senese. Tutti ci siamo passati. Sì, davvero. Allora, le ultimissime, perché abbiamo sforato, eccoci. Luca, abbiamo sforato, ora chi lo sente? Il nostro amico Tommaso dalla regia. Vabbè, questo è un bel ritratto, chi te l'ha fatta questa foto? Questa foto l'ha fatta un cameriere. Un cameriere, lo vedi? Anche il più semplice dei camerieri però adesso può fare delle cose belle. Questo è un bel ritratto, davvero abbastanza recente, crediamo. Sì, vero, sì, Luca? Un annetto e mezzo fa. Poi abbiamo ancora le ultime due foto che però vorrei far vedere perché sono belle e nel contempo interessanti.
qui sei... Qui ero con Mauro, questa l'ha fatta Mauro Martellucci, eravamo a... Provenzano sul cornicione. Sul cornicione. Devi sapere che di recente, prima di Natale, ci siamo andati anche Elena Cardaioli e io. E dall'assù è un'emozione unica, un'emozione davvero unica. Allora, io c'ero già salito in passato durante qualche matrimonio, bello, ma prima di tutti i restauri, quindi allora era veramente pericoloso. Sì, sì, ma anche adesso ti posso garantire che sì, nonostante i restauri è comunque pericoloso anche adesso. E poi l'ultima, e con questa chiudiamo davvero, Luca. Ah, questa è bellissima. Questa è stata fatta durante la presentazione del libro sulla cattedrale. Libro fatto un anno e mezzo fa. Volevo narrare la cattedrale in maniera comprensibile a tutti, e con Ilaria Bichiruspoli e Barbara Latini penso di esserci riuscito. Lì ho fatto tutte le foto, quasi tutte le ho fatte io. Mi sono divertito, sbizzarrito, ho volato anche dentro la cattedrale col drone di notte. Ti hanno concesso anche questo? Sì, bello, sì, bello. È stata un'emozione. Bello. La cattedrale deserta è un'emozione incredibile. È una magia, eh? Bene, Luca, grazie davvero di tutte queste foto. Grazie tantissime, a te e grazie a Siena TV per avermi fatto raffrontare questa storia. Le foto erano tante, pericolose. No, la tua storia, ma anche quella la storia della città, della città di Stefania, no? Pianigiani, che abbiamo raccontato molto volentieri. Bene, allora siamo arrivati in conclusione anche di questa puntata. Come vedete ci sono tantissime storie da raccontare, e tutte le volte che ne vediamo una, poi ci vengono in mente anche le altre, perché i personaggi si sono alternati su queste serie nei nostri studi. Bene, allora grazie davvero tutto, l'appuntamento come sempre per venerdì prossimo, perché ricordatevelo bene, c'è sempre una storia da raccontare.